Buongiorno, io sono Marcello Matranga e vi do il benvenuto a Trends Evoluzione Sostenibile. La storia di Robeco inizia nel 1929, quando alcune settimane dopo il crollo di Wall Street, sette uomini d'affari di Rotterdam costituiscono la prima forma consorziata di investimento in Europa continentale, con l'obiettivo di investire i risparmi delle persone e di farlo collettivamente. Nata come Rotterdamsche Beleggings Consortium, consorzio di investimento di Rotterdam, a causa della Grande Depressione, poco dopo i sette uomini d'affari si trovano con circa la metà del proprio patrimonio, ma con disciplina e rigore finanziario perseverano nella gestione e gettano così le basi della moderna Robeco. In questi 92 anni Robeco è cresciuta moltissimo, arrivando a gestire oggi circa 176 miliardi di euro per conto di investitori internazionali, di cui circa 160 gestiti con l'adozione di criteri di sostenibilità. In una recente ricerca di settore condotta da Broadridge Financial Solutions, Robeco ha confermato la quinta posizione in Europa in termini di brand preference. Robeco è leader negli investimenti sostenibili, lo testimoniano diverse ricerche di settore ed agenzie di rating indipendenti. La stessa ricerca citata poco fa testimonia il primato di Robeco in tema di investimenti sostenibili non solo in Europa, ma soprattutto in Italia. Rimanendo nella nostra penisola, un'autorevole indagine condotta dall'istituto di ricerca Finer Digital Finance ha confermato come Robeco sia il brand più convincente sui servizi e prodotti ESG tra i fund selector. Il nostro impegno è stato riconosciuto anche dalla recente classificazione dei fondi Robeco secondo la nuova normativa dell'Unione Europea, relativa al regolamento sull'informativa sulla sostenibilità del settore dei servizi finanziari. Il regolamento, noto come SFDR, ha indicato agli asset manager di divulgare il livello di integrazione della sostenibilità in ogni loro strategia di investimento. Ebbene, circa il 95% della nostra offerta soddisfa gli articoli 8 e 9, posizionandoci tra le aziende di asset management con la più alta percentuale di prodotti di investimento che rispettano i criteri più severi di sostenibilità. Oggi guardiamo agli investimenti sostenibili con più convinzione che mai. A dicembre scorso Robeco ha siglato il suo impegno ufficiale a raggiungere emissioni nette zero su tutte le asset class gestite entro il 2050, così da essere allineata con gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Parigi in fatto di clima. A questo proposito, le strategie che rispettano l'articolo 9 e secondo la direttiva SFDR sono le strategie che generano un impatto e un contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Abbiamo fatto il nostro primo passo nel mondo dell'impact investing ormai 20 anni fa, quando abbiamo introdotto una delle prime strategie di investimento orientate alle soluzioni per il superamento di un tema che è quello della scarsità, di risorse idriche. Nel corso di questi 20 anni la piattaforma di Robeco dedicata alle soluzioni di impatto sostenibile si è ampliata inserendo nuove soluzioni e nuovi temi che spaziano dalla transizione energetica ai materiali e processi produttivi innovativi, dalla mobilità elettrica per arrivare all'economia circolare e molti altri ancora. Ma torniamo ad oggi e al motivo per cui siamo qui. Evoluzione sostenibile è un titolo chiaro, un'intenzione diretta che nei suoi contenuti si promette di parlare di trend di mercato, di come non basti riconoscere quelli giusti, ma occorra individuare le aziende vincenti che li sanno interpretare nella loro evoluzione nel tempo. Un viaggio che affronteremo in ottica sostenibile, perché per noi la sostenibilità è la lente attraverso cui guardiamo gli investimenti. Per descrivere il nostro approccio al Trends and Thematic Investing abbiamo coinvolto due protagonisti di oggi in casa Robeco, i nostri Maria Cattelani e Giampaolo Guidi. Ma prima di lasciarvi in loro compagnia, abbiamo il piacere di raccontarvi i valori, gli obiettivi e le aspirazioni di Robeco attraverso il nostro video manifesto in anteprima per voi. Buona visione. Thank you.